Gianni Tonelli in campagna tra Caserta e Napoli per ribadire quello che è il suo concetto che le forze di polizia hanno bisogno di un aiuto concreto per dare una sicurezza concreta ai cittadini. Chiaro, con la nostra protesta il mio sciopero della fame non era finalizzato a interessi di categoria, ma era finalizzato proprio alla salvaguardia di una funzione fondamentale e, e contro la debilitazione dell'apparato della sicurezza, che oggetto di tagli lineari come qualsiasi altro settore del Paese, purtroppo è stato debilitato. Il problema è che questo è il primo apparato in tempo di pace di un Paese, indispensabile, e questo si basa su questo Paese, su questo sistema, su questo apparato. Eh, eh, si sviluppano poi non soltanto. Quella che è la concordia, la pacifica convenza, la legalità, ma anche quelle che sono le proiezioni future, quindi eh, verso un rilancio economico, perché la incertezza in alcune zone del paese, come in questo, poi alla fine sono un deterrente fortissimo per investimenti. 45.000 uomini in meno nelle forze dell'ordine, di cui 18.000 sono nella polizia di Stato. Bisognerebbe chiedere qui a tutte le autorità provinciali della Campania. Quindi, prefetti e questori, quanti uomini vi erano dieci anni fa e quanti ve ne sono oggi? Valuteremo che ci sono un'infinità di pattuglie in meno per il controllo del territorio e un'infinità di investigatori in meno per la repressione dei reati, soprattutto in un contesto di alta criminalità organizzata. Quindi, servono la politica della sicurezza, si fa con i fatti, con le risorse e con gli investimenti, non con delle chiacchiere. Lei parlava giusto dell'emergenza criminalità che c'è qui a Napoli, ultimamente ci sono stati gli omicidi pure efferati al centro storico della città, secondo lei l'intelligence è quella che potrebbe dare la svolta, ma con i tagli ovviamente non si riesce a diciamo, ottenere questi risultati? Assolutamente, eh, serve un'intelligence rinnovata, serve un'intelligence di esperienza e quindi vanno conciliati. Peccato che abbiamo solamente quest'ultima. L'intelligence e poi serve un'intelligence massiccia, con mezzi, con possibilità. Io ah, anche in questo sarei curioso di sapere esattamente quanti sono eh, le persone nei nuclei investigativi dieci anni fa e quanti sono oggi, e soprattutto l'età media, perché dover andare a investigare servono tutte le età. Se pensiamo che l'età media dei poliziotti nelle zone di destinazione è 47-48 anni. Ci rendiamo perfettamente conto che ben difficilmente si riuscirà a sviluppare un'attività di contrasto non so, allo spaccio anche di droga, e dove servono anche in ambienti di giovani, quindi se una persona ci va con i capelli bianchi, difficilmente riuscirà ad essere efficace nell'attività poi dopo di repressione o di individuazione di quelli che sono gli spacciatori. Proprio oggi ci sono stati degli arresti che riguardano i carabinieri che ehm, diciamo, aiutavano un clan camoristico di, della provincia di Napoli e facevano parte del lucro investigativo, proprio l'intelligence però dell'arma dei carabinieri e lo facevano per soldi. Eh, questo mi dispiace molto, sono cose purtroppo il gene dell'onestà e della disonestà è un gene che è spalmato su tutte le categorie eh, di persone, quindi che si rovagliano dagli insegnanti, agli elettrauto, ai poliziotti o chiunque altro. E la cosa che rilevo positivamente è questo, che nel momento in cui vengono arrestati significa che il sistema comunque ha anche una parte di anticorpi per difendersi da questo tipo di devianze. Certamente il non dover lavorare continuamente in emergenza, continuamente alla giornata, darebbe una maggiore possibilità anche per un'attività di maggior Controllo di indirizzo, di motivazione positiva del personale che invece molte volte viene abbandonato al proprio destino. Napoli e la Campania sono il centro, il fulcro di questo forse problema perché la, la microcriminalità e la Camorra eh, destabilizzano tutto il territorio. Guardi, io voglio lanciare un appello. Qui ci vuole un'inversione di tendenza, un'inversione anche ideologica, basta parlare di spesa per la sicurezza, la sicurezza è un investimento, un investimento per noi, per i nostri figli, per le generazioni che verranno e qui mi allaccio al discorso del territorio. Più sicurezza vuol dire più investimenti, vuol dire una, una gioventù più sana, più sicurezza vuol dire tranquillità, tranquillità sociale per tutti.